conosciuti e poi vediamo anche come le ricerche che ti ho detto che stai seguendo sono, diciamo così, importanti per capire questo momento della nostra società. Io, ai tempi delle prime reti civiche telematiche, mi occupavo di una dinamica abbastanza simile, che è quella del cognitive divide, cioè il fatto che si poteva individuare dei gruppi sociali in cui era più difficile operare per fare lavori di trasformazione di alfabetizzazione telematica. Certo. Si vedevano già che c'erano delle caratteristiche molto comuni tra questi gruppi di resistenza e di difficoltà di comunicare, qualcosa di simile a quello che si vede adesso quando si prova a operare sulle fake news, cioè che si trovano delle forti contrapposizioni. Una volta, forse prima di tutti questi social e questa capacità di comunicare, erano delle cose abbastanza relegate a gruppi un po' più piccoli, forse più controllabili. Adesso sono una problematica che investe la coesione sociale, perché si parla anche della sicurezza da un punto di vista sanitario, per esempio quando si parla della vaccinazione. Conosco altri ricercatori che fanno risalire queste tematiche al problema della modernità e della ipercomplessità, cioè una specie di risposta umana a tutta la complessità che abbiamo di fronte. Però affrontarla da questo punto di vista allontana molto come contrastare il fenomeno, mentre le ricerche che hai fatto tu vanno molto di più sulle dinamiche e permettono di capire meglio come si esprime il fenomeno e come lavorarci. Voglio aggiungere un'ultima cosa, che credo che abbiamo riscontrato tutti, che non sembra neanche tanto un problema di fake news. Perché quando poi si parlano con le persone, si parla di fatti e si cerca di fare un contrasto a questa disinformazione, si scopre che è molto difficile scalfire questa corazza che viene fatta attorno a questa serie di idee. Quindi è qualcosa che, se la riduciamo alle fake news, è solo forse il lato superficiale della problematica. Tutto questo per dire che introdurre poi la tua figura, che a giugno il governo di Boris Johnson ti ha chiamato come esperto di queste dinamiche per costituire un gruppo di esperti per contrastare l'esitanza vaccinale. La tua biografia è che sei professore di informatica all'Università Sapienza, direttore del Data and Complexity for Society Lab della Sapienza di Roma. Hai fatto numerose pubblicazioni, ho preso un po' tutto dal curriculum, poi se ci sono le cose inesatte, colpa mia. Ho fatto numerose pubblicazioni, una di queste poi ha avuto molto seguito ed è anche il motivo per cui per meritocrazia sei stato chiamato ad aiutare in Inghilterra per affrontare queste problematiche. Comunque c'è stato molto eco per queste tue ricerche, dalla Scientific American ad altre riviste che ne hanno parlato, hai coordinato anche in Italia la tavola rotonda sulle fake news e il ruolo dell'università e della ricerca per il contrasto alle fake news, presieduta dal presidente della Camera Laura Boldrini nel 2017. Dal 2018 sei consulente della GCOM come membro del task force per il contrasto all'hate speech, che è un altro tema molto interessante, sempre legato a queste dinamiche dei social. Hai pubblicato, vabbè, c'è tutto un'enorme pubblicazione di accademico divulgativo, che è stato poi con presentazione al CERN, all'European Commission, a Cambridge e via dicendo. Hai pubblicato due libri. Uno dei due libri è il titolo dell'incontro di questa sera, cioè Misinformation guida la società dell'informazione e della credulità, pubblicato da Franco Angeli, e l'altro è Liberi di crederci, informazione, internet e post-verità, pubblicato da Codice Edizione Editore. Tutto questo per introdurre il tema della serata, che è proprio questo legato alla credulità. Viviamo in una società della credulità?
so che ormai siamo pervasi da gruppi di credulità diverse, ma tutto questo è perché i social amplificano questa dinamica che già esisteva e facilitano l'aggregazione, funzionano a catalizzatore per forse qualcosa che abbiamo come natura umana di cercare sempre delle risposte facili. Volevo sapere un po' di più su tutte queste dinamiche e i tuoi studi per aiutarci a capire e fare luce su tutti questi fenomeni. Sì, volentieri. Io ho qualche slide che potrebbe aiutare diciamo, il procedimento della discussione. Insomma, così almeno facciamo un po' il punto generale e poi magari facciamo un po' di discussione a valle del discorso. Insomma, tanto siamo pochi, potrebbe essere pure abbastanza proactive come procedimento. Insomma, direi pure che senza problemi interrompetemi in corso d'opera senza problemi. Insomma, anzi, pure io vi faccio qualche domanda, così almeno rompiamo il ghiaccio. Allora, io vado così e condivido lo schermo, mi permetto di condividere lo schermo. Vedete un po' la slide si vede, giusto? Datemi un segno che... Perfetto. Allora, l'approccio. I sistemi complessi esistono l'approccio della fisica dei sistemi complessi esiste da una cinquantina d'anni. Quest'anno è stato dato il Nobel a Parisi per lo studio della fisica dei sistemi complessi in applicazione. Io ci lavoravo prima, cioè nel senso non prima del Nobel, insomma, non è stata una scelta perché è venuto il Nobel. Io vengo come formazione, nasco informatico, prendo un dottorato in logica matematica e informatica teorica, poi mi do alla psicologia sociale, cioè scienze cognitive e psicologia sociale, e poi per giri fortuiti, per alcuni lavori che avevo fatto durante il dottorato, mi mandano da Vespignani a fa fisica. Finito il giro, c'avevo grosse crisi esistenziali, ho detto, ma a che servo? Era complicata come costruzione perché è un tipo di competenza abbastanza trasversale che poi nei settori disciplinari trova nell'università, no? C'è questa ripartizione in compartimenti stagni per cui se sei informatico sei informatico, se sei fisico sei fisico, e i problemi poi non li risolve nessuno se non appartengono all'ambito interdisciplinare. E io in questo sistema mi sono occupato un po' per caso fortuito, un po' pure per velleità, diciamo, ludica, al problema delle fake news. O meglio, quando abbiamo cominciato noi, nessuno parlava di questo problema. Noi abbiamo fatto il primo lavoro mondiale che parla della questione della disinformazione portata indotta dai social nel 2014. Anche all'epoca facemmo un'incetta di copertura mediatica dal Washington Post, New York Times, varie interviste sulla BBC e cose varie, perché avevamo intrapreso quella che poi sarebbe diventata la problematica delle fake news. A oggi, il problema delle fake news, come giustamente veniva introdotto prima, è cosa molto diversa da quello che abbiamo visto e continuiamo a vedere dal punto di vista scientifico. Motivo credo predominante è che è intrinseco nella definizione del problema di fake news una radice profonda filosofica, una forte voglia di speculazione. Permettetevi, è una foriera di supercazzole mostruosa, è una foriera proprio. Quando si parla di verità e di atteggiamenti umani, la quantità di fuffa e muffa che esce fuori dai talk show, in particolare dai giornalisti, spero non me ne vogliano se ce ne stanno di presenti, hanno inquinato il problema a farlo diventare altro da quello che realmente è. Se io, per esempio, adesso vi chiedo il problema delle fake news, qual è? Voi cosa mi rispondete? Che c'è sempre stato. Sì, no, ma che è il problema delle fake news? C'è sempre stato, sono d'accordo. Ma che è il problema delle fake news? Che cos'è? È la diffusione di notizie false, no? Però il problema, come dicevi tu, è filosofico. Esiste la verità? A mio parere non esiste. Esistono delle verità, perché quando si parla di verità si parla di religione. Io la penso così, però io questo esprimo il mio pensiero personale. No, chiaro, no, ma va bene, cioè non parlo dalla cattedra, stiamo facendo una chiacchierata per nostro, insomma. Anch'io la Beh, penso alla bene o male. stessa maniera. In realtà, parlando con un'amica che è sostenitrice della medicina omeopatica, a un certo punto le ho detto: come posso accettare chi crede in una religione, posso accettare anche te. Così ho fatto arrabbiare sia i religiosi che gli omeopatici.
come ti muovi, però in sintesi contro queste tipologie di cose a volte è difficile andare contro con la razionalità, quindi io capisco anche i giornalisti in un certo senso. No, io non capisco i giornalisti perché hanno strumentalizzato il problema per un motivo che arriviamo a vedere tra un po'. Sì, non hanno cercato la soluzione. No. L'hanno strumentalizzato senza cercare la soluzione. No, non hanno studiato e hanno mantenuto un atteggiamento prosaico e altamente deleterio per tutto il processo. Perché, come dicevamo prima, è un problema filosofico. Questa è una fake news, per esempio. Questa è una fake news o no? Boh. E questa? So fake news o zebre fake? È una fake, non è una fake? Che cos'è? E questa? Questa è sicuramente fake, è un'informazione sicuramente falsa. Però io l'ho condivisa perché è divertente. Io non sto sulla piattaforma perché voglio disseminare la verità, io sto sulla piattaforma perché mi diverte. È proprio un concetto diverso, cioè proprio non collima lo scopo della piattaforma social col problema della diffusione dell'informazione. Non collima. È un caso fortuito che l'informazione sia poi in un certo qual modo piombata, collassata sui social, è un effetto collaterale. E questo è un altro esempio che secondo me la tocca un po' più da lontano. Il cioccolato radioattivo, l'acqua radioattiva, la saponetta radioattiva, sono fake news o no? Potrebbero essere fake news in questo No, contesto. no, l'acqua esiste, la lurisia esiste, anzi la vendevano addirittura come le proprietà radioattive, finché Esatto. radioattività non è diventato tabù in Italia e all'estero. Esatto. Però questo contesto, questo tipo di frangente ci porta a notare che il cambiamento scientifico porta pure un cambiamento della comprensione, della conoscenza, diciamo, sociale, collettiva, condivisa, che permette alcune cose di essere accettate, altre meno. Oggi, a valle di Fukushima, Chernobyl, non mi spingerei tanto in là con le proprietà radioattive del cioccolato se fossi un imprenditore, ecco, diciamo. È una cosa che cercherete di tenere nascosta, però in un altro contesto socioculturale in cui la scienza elogiava, decantava le virtù della questione radioattiva, tanto che i supereroi diventavano tali dopo il contatto con le radiazioni, su parecchi fumetti, diciamo che questa credenza cambia nel tempo. E basta fare una piccola proiezione. Quante delle cose che crediamo noi ufficiali oggi, vere oggi, saranno smentite e considerate giusto creduloneria tra una ventina e trentina d'anni. Cioè, questo concetto di verità che è labile, pure per la scienza, il concetto di verità è temporaneo, no? È temporaneamente vero. Però sta cosa noi la sappiamo da illo tempore, insomma. Cioè, già dall'illuminismo, il concetto di verità e la componente umana della verità e la componente umana dell'emotività nella questione razionale viene in qualche modo messa sul tavolo. Il punto è che invece nel 2016, dopo che è stato dato 10 anni prima il premio Nobel a Kahneman, nel 2006 per le scelte non razionali dell'essere umano, esce fuori sto obbrobrio che è il termine post-verità. Viviamo nella realtà post-fattuale, cioè stiamo dicendo che l'essere umano non si lascia influenzare dai fatti reali, ma preferisce lasciarsi influenzare dalle emozioni. Io direi brava capra, direi, citando Sgarbi. La suddivisione tra razionale e emotivo scientificamente non ha ragion d'essere. Dalle neuroscienze non esiste una sfera emotiva e una sfera razionale. Esiste un tutt'uno che è il cervello, che è una serie di strutture che è evoluta biologicamente secondo dei criteri. Ora, quello che abbiamo provato a fare noi, il motivo per cui ha avuto discreto successo, è che invece di andare avanti di supercazzole, abbiamo cercato di sfruttare i dati che stavano a disposizione, i dati che venivano forniti perché noi, volenti o nolenti, lasciamo una quantità di dati online che raccontano molto di più di un esperimento temposcenario. Se per fare un indizio spannometrico, la quantità di testo scritto che è stato prodotto dalla prima tavoletta sumera fino al 2016 è lo stesso equivalente di quello che è stato prodotto dal 2016 al 2018. Per quanta roba scriviamo, quante informazioni comuni. E l'approccio non lo invento io, lo inventa all'epoca il mio compagno d'ufficio, David Lazar, stavo a Boston all'epoca, e gli viene l'idea, facciamo la computational social science. Computational social science, che sarebbe il tentativo di rispondere a domande,
afferenti alla legge delle humanities, quindi scienze umane, filosofia non tanto, sociologia, politica, economia, con un approccio quantitativo, cioè meno interpretativo. Perché l'approccio interpretativo evolve perché Tizio ha detto ciò, Gaio ha detto ciò, quindi io continuando da loro dico questo. Noi no, noi facciamo i plot, facciamo i grafici, mettiamo a confronto i dati e se lo vedo io o lo vede Mario Rossi è la stessa cosa, perché sta lì. È una rappresentazione quantitativa della realtà. Questo è particolarmente necessario perché già nel 2015 c'è un buco metodologico, scientifico denunciato dagli stessi scienziati per ciò che concerne la riproducibilità di tutti gli esperimenti che vengono dalle behavioral economics e dalla social science, cioè economia comportamentale, scienze sociali, quando parlano dai questionari, soffrono di un problema enorme. Metà degli studi non sono replicabili. Significa che quello che sta scritto, se lo rifaccio, non viene fuori. Che significa che quell'esperimento non è validato. Quindi è fuffa. In termine milanese, diremo munnezza, per essere molto. E ci troviamo era 2000, io stavo, è proprio l'epoca in cui, cioè, proprio stavo a Boston, in piena fase di nascita di questo nuovo filone, 2012-2013, e cominciamo ad utilizzare i dati per studiare i comportamenti umani. E facciamo i primi tentativi, c'è un lavoro che fa Mokano che dice, mette nello stato del New Jersey, prende Twitter, prende la mappa dello stato del New Jersey, prende Twitter e geolocalizza i tweet per lingua. Cioè, quella è la mappa delle lingue che si parlano secondo Twitter nel New Jersey. Mappa bellissima, ma non è scienza. È pubblicata su un articolo scientifico, ma non è scienza. Perché non è scienza? Perché soffre dello stesso vizio della questione di prima. Non è riproducibile. Cioè, se io lo rifaccio oggi, viene fuori un'altra cosa. Ci metto 5 minuti e non mi dice niente del fenomeno, non mi spiega il processo, non mi risponde alla domanda, non mi valida l'ipotesi. È mera statistica descrittiva. Noi cerchiamo di fare una cosa un pochino più elaborata, un pochino più intelligente, diciamo smart. Partiamo da quello che hanno fatto i sociologi e gli scienziati della comunicazione per completarlo in un quadro quantitativo. Partiamo da una cosa stranota, arcinota a chi lavora nel settore, che è la teoria dell'agenda setting. In soldoni è un tizio, un McCombs, nell'84, dice, ah, vedi, più un'informazione viene riportata dai media, più quella viene percepita come importante dalle persone. Cioè, i media impongono l'agenda di discussione delle persone. E questo ci sembra pacifico e reale. Ma il problema è come questo meccanismo di settare, di impostare l'agenda di discussione cambia nel momento in cui si passa da un ambiente mediato, dove c'è il giornalista e l'esperto che seleziona l'informazione e la passa all'audience e lo discute, in un passaggio in un ambiente completamente disintermediato o mediamente disintermediato, cioè l'attenzione della discussione viene fatta direttamente dagli utenti. La massa critica determina il numero di like, è quantitativo, ma l'azione non è più guidata dall'alto, ma è un processo che emerge dal basso. Tanto che la morte di Osama Bin Laden non viene appresa perché c'è il giornalista in loco, viene appresa attraverso Twitter, una nuova piattaforma. Nuove modalità di comunicazione che veicolano informazioni in maniera diversa, che tolgono l'autorità a chi selezionava l'informazione prima, che è il vero motivo per cui ancora parliamo di fake news e di battaglia della verità contro le falsità. Problema mal posto, con dolo, perché chi prima deteneva quel potere adesso non ce l'ha più ed è molto arrabbiato perché lo rivorrebbe. Questa cosa era già abbastanza palese, non è che era stata nascosta, non era una cospirazione. Zuckerberg nel 2007 lo dice proprio apertamente: noi non vogliamo creare una nuova comunità, ma vogliamo fornire alle persone nuovi strumenti per condividere, prendere informazioni, per comunicare in maniera più facile. Sta dicendo: io distruggo il sistema dell'informazione, creo un set di strumenti che dà il potere al popolo, banalmente, power to the people. E c'è riuscito, quel meccanismo funziona. Il problema è la qualità dell'informazione. Ora il giornalista dirà: ah, ma noi siamo pagati per dire la verità e per fare la qualità dell'informazione. Ecco, il livello di ignoranza, soprattutto in termini scientifici, che circolano nell'ambiente giornalistico, è raccapricciante, se non agghiacciante.
un esempio reale di quello che viene chiamato il problema delle fake news. Il problema delle fake news, noi stiamo ancora nel frame teorico che è informazione vera contro informazione falsa. L'informazione falsa manipola e è un problema per le democrazie occidentali. Questa è la grande storia. Un esempio reale invece come funzionano le cose. Maggio 2015 c'è un'esercitazione militare sul suolo del Texas che viene annunciata attraverso una conferenza stampa alla Quantico University. La nostra conferenza stampa, ci stanno i giornalisti, dicono esercitazione militare Texas. Comincia il live tweet dei giornalisti, comincia il gioco del telefono, ognuno ci aggiunge un pezzo, cambia, si trasforma, nell'arco di poche ore diventa Barack Obama vuole invadere il Texas. Chi ci ha creduto? Parecchie persone, tanto che Greg Abbott, l'allora governatore del Texas, allerta la Guardia Nazionale per dire ragazzi presidiate i confini perché gira voce che Obama sta per attaccarci. Ora, è chiaro che non esiste un attore che ha creato intenzionalmente il processo e manipolato il processo. È frutto, un effetto emergente di un sistema fortemente entropico. Molto, con molta entropia, molto disintermediato, molto caotico, dove nessuno di fatto controlla, nessuno regola. E questo per tanti è colpa delle piattaforme. In Italia non siamo stati da meno, non siamo stati da meno in termini di questi processi, tanto che un gruppo di scienziati che ci aveva base a Boston cominciò a fare degli scherzi per vedere come la gente rispondeva a determinati tipi di informazioni. E ha raccolto 5.000 e passa scherzi, uno per farvi capire un po' l'ordine dell'entità, la tipologia, è tipo quando un governo non fa ciò che il popolo vuole va cacciato via con mazze e pietre, frase attribuita a Pertini. Pertini non l'ha mai detta sta cosa, questa informazione è stata smentita tante volte dalla Fondazione Pertini, di fatto questa ha raggiunto qualcosa tipo 4 milioni di visualizzazioni, questo scherzo qui. Ma non solo. Notate adesso, questa è una chicca, è Santoro che intervista a Servizio Pubblico uno dei capi organizzatori del Movimento dei Forconi riguardo il fatto che lui ha messo sul flyer per invitare le persone a protestare sotto il Parlamento esattamente quella frase di Pertini. Protesta, diciamo, alle manifestazioni che si stanno svolgendo, ma la convocazione era cacceremo questo governo con le mazze e con le pietre, anche con le mazze e con le pietre. Cioè, questo è scritto nel volantino di convocazione, non è che io non un'invenzione della stampa, l'avete scritto voi. Non so se l'ha detta Pertini quella frase, non lo so, perché qualcuno dice che l'abbia detta Pertini, io ora non ho scavato molto, però è una frase che ci piace. Non lo so, però mi piace. È tutto là. Il vero problema è chiuso, è tutto là. L'ha detto con un'innocenza totale. Ci è arrivato quello dei Forconi, i giornalisti non ci sono arrivati. Perché è difficile ammettere la realtà. E poi vedremo pure perché. È conforme al modello che vi proporrò, modello teorico che vi proporrò. Altra cosa, altro errore enorme, è quello di considerare fallace, la fallacia logica soltanto nell'occhio altrui. Noi tendenzialmente siamo portati a pensare che gli altri sono più imbecilli di noi. È proprio un atteggiamento comune e costante. Per alcuni di più, per altri di meno, però insomma, diciamo, funziona un po' per tutti. Questo è un esempio che spiega un po' il frame della storia, cioè come siamo tutti soggetti ad essere polli in alcuni contesti. Questa è un'intervista che mi fanno su Wired rispetto ad uno studio in cui vedevamo che i complottisti hanno delle dinamiche comportamentali abbastanza simili come consumo di informazioni. Il lavoro l'ho fatto io, l'equipe la guidavo io, e il mio nome è scritto nell'intervista 4 volte, Walter Quattrociocchi, leader del gruppo, bla bla bla, c'è scritto, ok? Quindi possiamo assumere che se qualcuno ha letto l'articolo sa chi è Walter Quattrociocchi, ragionevolmente. Tanto. Ora, Quattrociocchi fa il troll, Quattrociocchi si pone come il complottista, fa il complottista offeso. Walter Quattrociocchi col suo account in chiaro, che è lo stesso intervistato, dice, ah, perché invece siete meglio voi che vi informate sulle fonti ufficiali come Chicago Quark, svegliatevi. Tre minuti, prima che compare il tizio che mi vuole blastare, mi dice, Calla, ma hai letto l'articolo? L'intervistato so io. Chi è tra i due che non ha letto l'articolo?
non so se vi torna se è chiara la dinamica. Evidentemente non l'aveva letto manco lui l'articolo. E ci abbiamo messo 20 minuti a fargli capire che io ero l'autore dello studio che lo sto prendendo in giro. Ok? Tutti, siamo tutti figli, concedetemi lo sclogio, figli della stessa scimmia. Siamo tutti tonti, molto tonti. E questo concetto che esista il fact-checking, cioè il San Pietro che si mette a valle della realtà complessa e dice questo è vero e questo è falso, non è soltanto implausibile, ma pure agghiacciante, perché è una formulazione abbastanza mostruosa, ricorda un po' il pensiero eretico contro il Sant'Uffizio. Però i giornalisti che devono fare per legittimarsi nuovamente scordano il processo dei bias. I bias, la nostra tendenza, la nostra percezione della realtà è costruita su percezioni sensoriali che sono figlie di un'evoluzione biologica, non è perfetto, è molto lontano dal perfetto. Per esempio, due cerchi al centro, quale è più grosso? Sono uguali, ditelo tutti, sono uguali, lo sapete che sono uguali, sappiamo tutti che sono uguali, però dobbiamo ammettere che quello a destra sembra più grosso, è oggettivo, cioè non è una questione, lo vediamo più grosso, nonostante se misuriamo sono esattamente uguali. Quindi qualcosa non torna nel nostro modo di costruire la realtà, perché il nostro cervello processa le informazioni attraverso algoritmi biochimici. Riceve feedback positivi se risolve un problema, riceve feedback negativi se non lo risolve. Per esempio, se proviamo a contare quante zampe ha l'elefante, sentiamo la frustrazione del fatto che non riesce a concludere il computo. Quel senso, quella roba lì governa il nostro modo di interagire col mondo. È molto lontano da quello che pensiamo noi, l'idealizzazione che abbiamo fatto noi del razionalismo, st'idea dell'essere umano razionale al di là di tutto, cioè un po' diciamo stanzia da controllo, diciamo che cerchiamo di sublimare con altro, no? Mettiamo pure linee là dove non ci stanno. Se qua cerchiamo di contare i triangoli, sicuramente ne vedete uno in alto tutto bianco, cioè quello che è più in alto come verso di noi. Quello non è un triangolo, è il frutto di tante linee che cerchiamo di mettere noi, ma quelle linee non ci stanno. Noi completiamo pure l'informazione. Quindi capite che questa struttura sensoriale che viene approssima tanto è molto lontana dall'onniscienza. Ok? Quindi quello che abbiamo cercato di fare noi in questo quadro è: ma com'è che si diffonde la disinformazione online? Riusciamo a fare un esperimento vero invece di sparare super teorie sulla diffusione, mega galattiche con precetti, mega paroloni, mega teorie, post-positivismo, ma no, proprio all'osso, come funziona? Cioè, semplice. E quindi siamo partiti dall'esperimento di Hash. L'esperimento di Hash è un esperimento scemissimo, mette 10 persone dentro una stanza, uno solo è la cavia, gli altri sono attori, viene fatta una domanda a tutti e 10, ma uno solo è la gaglia. La domanda è: quale delle tre barrette A, B e C è lunga quanto Exhibit 1? La risposta è una, è A, non è fraintendibile, non c'è trabocchetto. Il trabocchetto sta nel fatto che gli altri attori devono suggerire la risposta sbagliata. L'esperimento misura quante volte la gaglia dà la risposta sbagliata. E quello che viene fuori è che su 18 prove, 12 danno esito positivo per l'inganno. Cioè l'essere umano è altamente suscettibile all'inganno, alla fallacia, soprattutto se c'è una conformità sociale abbastanza forte. Perché, se vogliamo pure superare i limiti dell'impostazione fisica, i fisici, se tu chiedi a un fisico come si diffonde l'informazione, fino a 7 anni fa, 8 anni fa, ti rispondeva è colpa dei virus, si diffonde come un virus, cioè passa da una persona all'altra. Però c'è un'osservazione che è stata portata avanti che dice: ma io il virus non me lo scelgo, l'informazione sì. Non è la stessa cosa. È una dimensione completamente diversa. Pure la modellazione matematica viene fuori un'altra cosa. Abbiamo provato a sovrapporre i modelli epidemici e i modelli di diffusione di informazione, non ci prendono neanche lontanamente. Quindi dobbiamo tenere un conto di una struttura vagamente più complessa, che tenga conto dell'intenzionalità, della fiducia, delle attitudini, delle norme sociali, perché il contorno pure conta molto, e di un maggiordomo che poi si scopre essere l'omicida, che è il confirmation bias, il pregiudizio di conferma. Sicuramente conoscete questo termine,
modestamente penso di aver contribuito a livello mondiale a portarlo fuori e renderlo molto famoso, i vari studi che abbiamo portato fuori, perché noi abbiamo validato il ruolo del pregiudizio di conferma nella diffusione dell'informazione. Non abbiamo formulato noi il confirmation bias, noi l'abbiamo misurato. Che cos'è il confirmation bias? Per chi non lo sapesse, è la tendenza ad acquisire informazioni che aderiscono alla nostra visione del mondo e ignorare informazioni a contrasto. L'esperimento è presto detto. Tutte le fonti di informazione scientifiche, tutte le fonti di informazione alternative complottiste, quindi due mondi narrativi separati. Per me il soggetto dello studio, la cavia, è il popolo complottista. Io devo capire come il popolo complottista reagisce a due stimoli per verificare il confirmation bias. Come reagisce a informazioni che aderiscono alla sua narrativa ma contengono informazioni palesemente false. Due, come reagisce a informazioni che smentiscono la sua narrativa, il debunking. Quindi, preso uno che crede alle scie chimiche, come reagisce se gli dico che nelle scie chimiche è stato trovato il Viagra? Quindi positiva, ma contenente elemento fasullo. Secondo, come reagisce all'informazione che gli dice che le scie chimiche non esistono? Chiaro, no? Banale. Molto semplice. Ecco. Primo risultato, esplosione planetaria. Pubblichiamo questo articolo, finiamo su tutti i giornali. Misuriamo l'esistenza delle echo chamber, teorizzate da tanto tempo da Cass Sunstein, già una ventina d'anni. Cass Sunstein è stato consigliere ed è tuttora consigliere dell'amministrazione americana, amministrazione americana, professore prima a Chicago, poi ad Harvard, molto amico di Obama. Lui teorizza questa esistenza delle echo chamber. L'echo chamber è un gruppo di persone che vive e condivide la narrativa e la rinforza vicendevolmente. Cioè proprio una narrativa condivisa che viene strutturata dall'interazione delle persone. Quello che troviamo noi è questa echo chamber online. Si vede, il primo plot, quello a sinistra, dice che chi segue fonti di informazione scientifica segue solo fonti di informazione scientifica, chi segue fonti di informazione complottista segue solo fonti di informazione complottista. Secondo passaggio, plot a destra, più sono attivo su fonti di informazione complottista, più sono circondato da persone che sono attive su fonti complottiste. Stessa cosa vale per chi segue fonti di informazione scientifica. Come reagiscono i complottisti a informazioni che aderiscono alla loro visione del mondo, ma contengono informazioni palesemente false? Ci interagiscono come se fossero parte del loro bacino informativo. E fino a qua, niente dramma. Qua scoppia il dramma. Come reagiscono a informazioni che contraddicono la loro visione del mondo? Primo risultato, non le guardano proprio, perché stanno dentro le cociambe, quindi se contraddice non ci arriva proprio. C'è quella frazione in verde, 5-10%, che interagisce con quei post. Di smentita. E qua subito il confirmation bias del giornalista fa checker, dice, allora, ma loro per quelli noi siamo utili. No. No. Perché quelli là, quel 5-10%, dopo l'esposizione al post di smentita, diventa più attivo nel consumo di informazione alternativa dell'88%. Rinforzo la credenza. Banale, per una questione psicosociale, sembra una cosa incomprensibile per giornalisti e economisti. Cioè, sta cosa è proprio una cosa incomprensibile. Com'è possibile? L'essere umano è razionale? Dici, no, ma non tanto. L'essere umano, se tu è razionale secondo il suo processo di razionalità, ovvero mantenere una coerenza narrativa. Se io ho una coerenza narrativa e tu mi porti un'informazione che mi scombussola l'equilibrio, la mia risposta banalmente è di rifiuto. Cioè, se io sono un accanito tifoso della Juve e mi arriva qualcuno che mi parla male della Juve, la mia reazione è di mantenere il mio credo cercando nuovi elementi. Sì, nella discussione tra di noi, tra copernicani, si parlava molto del concetto di identità, cioè di rafforzare la propria identità all'interno del gruppo, e che questa reazione alla fine è una reazione identitaria. Ci arrivo, manca l'ingrediente, è quasi finito, non mi porto via ancora tanto tempo. Questa roba qua ci ha permesso banalmente di fare un modello matematico che spiega come funziona la diffusione dell'informazione. Abbiamo fatto fisica dei sistemi complessi sulla diffusione dell'informazione. Praticamente
l'informazione si diffonde soltanto all'interno dell'ecociano. Quindi come funziona il modello? C'è un mare magnum di informazione, molta di più rispetto a prima. Io vago a caso, più o meno a caso, pesco l'informazione che più mi piace, quindi ci resto. Siccome sono finito su quel, sono atterrato in quel nido, trovo anche altre persone che sono finite lì per lo stesso motivo. Quindi comincio ad interagire online con queste persone. Si struttura il meccanismo dell'eco chamber. L'informazione si diffonde soltanto lì dentro. L'omofilia, confirmation bias e omofilia sono i due mostri, i veri problemi dietro le fake news. E qua arrivo a quello che anticipavi tu. Sunstein, nella sua, diciamo, genialità, teorizza pure un'altra cosa, la teoria della group polarization, la polarizzazione dei gruppi. Lui studia le giurie. Nota che se c'è un estremista solo dentro la giuria, sta buonino. Se ce ne stanno due estremisti che condividono lo stesso credo, sbilanciano completamente l'output della giuria, perché tendono a manifestare il loro credo in maniera molto più coesa, molto più convinta. Questa polarizzazione dei gruppi è molto evidente, la troviamo molto forte all'interno dell'eco chamber. Più si è attivi all'interno dell'eco chamber, più si è negativi nell'espressione dei commenti che vengono proposti. Peggio ancora se due fazioni opposte si incontrano. Se due complottisti incontrano due professoroni, due wannabe scientist, si menano. È una questione identitaria. L'eco chamber è un totem identitario che serve a mantenere coeso il gruppo. Banalmente è una tribù. Una tribù intorno a un totem. Ci hanno fatto l'obiezione all'epoca, ci fecero l'obiezione, dice, vabbè, ma voi trovate questa polarizzazione così forte perché avete studiato due mondi completamente separati, cioè science e conspiracy sono due cose completamente separate, per cui non ci sarà mai sovrapposizione. C'hai ragione. Pubblichiamo un altro lavoro l'anno dopo sui Proceedings of the National Academy of Science, perché è una rivista molto importante scientifica che pari Nature, Science, insomma, a quel livello lì. Facciamo uno studio su 376 milioni di utenti che consumano news su Facebook. Con l'ultima stessa cosa. Più sei attivo, meno pagine segui. Quindi se c'hai 3 like, li spendi su 10 su 3 pagine. Se c'hai 100 like, li spendi su una pagina. Il meccanismo di fidelizzazione. Quel meccanismo che vi dicevo di raccordo con il confirmation bias. Quella polarizzazione che avevamo visto la ritroviamo identica nel Brexit. Pro-Brexit con i pro-Brexit, pro-Remain con i pro-Remain. Non c'è solo opposizione. Questo è un risultato che ha fatto arrabbiare particolarmente Burioni, però c'era prima che Burioni uscisse, l'abbiamo trovato prima che Burioni uscisse sulla scena mediatica. La stessa identica polarizzazione vale pure per i vaccini. Anti-vax o anti-vax, pro-vax o pro-vax. Nel meccanismo lo stesso. Se tu vai dal pro-vax, l'anti-vax gli dici guarda sei scemo, quello si arrabbia. Se tu vai dal Provax e gli dici guarda, esistono risultati scientifici che dicono che sto modo di fare che c'hai di portare avanti la tua tesi come se fossi il Sant'Uffizio, crea solo danni, ti dice non è vero. Pure se è un professore universitario, virologo, insomma, un po' è umano, siamo tutti umani, no? Il vero nemico è la polarizzazione, questa segregazione all'interno dell'eco chamber, tanto che ci abbiamo pure interagito con il World Economic Forum varie volte per portare l'agenda nella creazione della piattaforma che fosse in grado non di prevedere fake news, ma di prevedere la polarizzazione. Perché se lavoro sulla polarizzazione posso anticipare questi meccanismi. Ultimo risultato, quello è, questo è sempre stato pubblicato su PNAS, riusciamo a fare un PNAS abbastanza spesso, e un anno fa, se voi mi aveste chiesto, una delle domande frequenti era, ma dipende dalle piattaforme, c'è colpa degli algoritmi? Devo rispondere, non lo so. Forse sì, forse no, ma non lo so. Abbiamo confrontato come varia la polarizzazione sugli stessi temi su piattaforme diverse. Abbiamo messo a confronto Twitter, Facebook, Reddit, che è un'altra piattaforma di content filtering online, e Gab. Gab è la piattaforma dell'estrema destra americana. Una delle piattaforme, quindi è molto estrema. Gab ha più eterogeneità dei contenuti di Facebook e di Twitter. Dipende dagli algoritmi? Fate voi. Io mi fermo al plot. Ok? Questo è il gruppo che sta dietro parte, dopo siamo diventati molti di più, siamo a Roma. Non c'è un sociologo, non c'è un giornalista, non c'è uno psicologo, non c'è un umanista.
sono fisici, ingegneri, informatici e matematici. Non è che li escludiamo, ci collaboriamo in termini di scambio di informazioni. La copertura mediatica di quello che vi ho raccontato è stata mostruosa, sono stati almeno 3.000 articoli che hanno parlato di queste cose. Il risultato, quello sul debunking, la smentita che non funziona, addirittura fece storia perché fece chiudere la colonna del debunking del Washington Post. La colonna era What was fake on the internet this week, titola Why this is the final column, e fa vedere quei plot che vi ho mostrato prima. Perché dice che l'essere umano è irrimediabilmente irrazionale. Il modello usato dal World Economic Forum è il nostro. Abbiamo cominciato a collaborare con varie realtà, varie, ma poi è arrivato il Covid, che per dal punto di vista scientifico è stato una tempesta perfetta. Visto che voi state tanto chiacchierando di fake news e visto che assumete che esiste l'informazione vera e l'informazione falsa, come ti comporti quando l'informazione che arriva dal mondo scientifico è soggetta ad alti gradi di incertezza? Cioè collassa proprio la definizione. Che succede? I modelli loro non hanno funzionato, il nostro è robustissimo. Trovi echo chamber, trovi persone, che cerchiamo su 5 piattaforme diverse, troviamo che ci sono persone che cercano benedizioni divine, c'è chi cerca gruppi di preghiera, c'è chi cerca gruppo yoga, c'è chi cerca informazione scientifica, e via. Ognuno col suo credo, tanti totem. Poi, nel 2018 uscì un articolo che provava a sovvertire quello che avevamo trovato noi rispetto all'Echo Chamber, un gruppo dell'MIT, guidato da Sinaralla, fece questo lavoro in cui, avete sentito, no? Le fake news vanno più veloci di informazioni vere, è vulgata, è un vulgatone questo qua è diventato. L'abbiamo fatto a pezzi su Twitter settimana scorsa perché è uscito un altro risultato. Non aveva, questo risultato qua smentisce la diffusione dell'informazione vera dall'informazione falsa, si diffondono allo stesso modo, cambiano i gruppi di riferimento. È uscito un altro lavoro fatto da Stanford che conferma il risultato, cioè non è vero che l'informazione vera va più veloce di quella falsa. È un assunto che viene da una definizione sbagliata, perché non esiste una competizione tra informazione vera e tra informazione falsa, esiste una informazione. E come reagiamo noi di fronte alla sovrabbondanza di informazioni? Non cerchiamo un'informazione che aderisce alla non cerchiamo un'informazione che ci serve, cerchiamo un'informazione che aderisce alla nostra visione del mondo. Quindi le fake news sono annoverabili a piccolo effetto collaterale di un cambiamento molto più grosso, che è il cambiamento dell'ecosistema informativo indotto dai social media, perché piattaforme nate per l'intrattenimento diventano il maggior viatico per la diffusione di informazioni. Non sono progettate per informare, sono progettate per intrattenere. E ecco qua spiegato il problema. Spero di aver dato abbastanza spunti di riflessione. Sì, sotto alcuni lati torna al problema che dicevo nell'introduzione, che avevamo incontrato quando volevamo fare alfabetizzazione informatico-tecnologica, che si riscontrava una problematica che era molto intrinseca, cioè da razionale uno direbbe se io ti porto le informazioni, poi magari tu vuoi capire come funzionano le varie cose legate alla telematica e cose del genere, invece si riscontrava che era un problema molto più forte della disponibilità ad accettare l'informazione. C'è una discussione simile sul fatto perché in Germania, per esempio per noi a Bolzano, c'è sono più restii alla vaccinazione, ed è proprio culturale. Quindi, indifferentemente dalla massa di informazioni che vengono mandate, c'è un approccio culturale che crede che le difficoltà e le cose che andiamo incontro sono qualcosa che comunque rafforzano e bisogna anche affrontarle perché così sopravvivono i più forti, in un certo senso. E contro questa tipologia di informazione non è quanta informazione corretta fai arrivare o che la Merkel dica bisogna vaccinarsi, ma bisogna andare molto più all'origine di quanto uno accetta l'informazione. Certo. Abbiamo alcune domande che però alla luce di quello che è stato presentato e anche forse sono anche un po' meno valide. Adesso non so se invece chi è in linea in questo momento vuole fare una domanda, perché credo che sia meglio farla alla luce di quello che è appena stato presentato.
Beh, scusami, io volevo dire solo una cosa. A me non sembra che, io, a me è sembrato che ci si accanisce con i giornalisti, ma qui non è il problema dei giornalisti, perché finalmente, il lavoro del giornalista e il lavoro di chi scrive normalmente, non, cioè, ci sono sempre più persone che scrivono non perché sono pagate o perché fanno, per fare quel lavoro, ma ci sono tantissime persone che scrivono perché vogliono dire qualche cosa. Quindi, secondo me, questa cosa, questo accanimento contro i giornalisti non è giustificato, a mio parere. Per me è un problema molto più generale. Però, detto questo, Diciamo che io, diciamo, nella maggior parte delle volte, quando mi chiamano come esperto, mi trovo sul tavolo giornalisti o giuristi che hanno competenze per quanto riguarda l'informatica più o meno pari a zero, mi devono spiegare quello che studio io. È una cosa un po' fastidiosa. E oltretutto, se uno guarda chi è nel gruppo di expert nel gruppo di fake news expert, quello che è stato chiamato la Commissione Europea, metà sono giornalisti, l'altra metà sono giuristi. Non c'è un data scientist, c'è l'informatico, non c'è uno che capisce gli algoritmi. Perché? no, no, ma ti capisco, scusami, ti capisco, però voglio dire, guarda che il problema è molto più generale, No, ma no, ma no, capisco che... il mio problema non è il problema delle fake news, è il problema della declinazione antica, cioè no, è superata da 5 anni la problematica delle fake news, non buca perché fa più comodo raccontarla come un conflitto di persone tonte che vanno istruite per mantenere una posizione più o meno di prestigio. Questo è l'atteggiamento. Lo stesso Renzi, ultimamente avete visto, ha preso la palla al balzo, le fake news e varie, cerca di fare un tentativo simile, cioè si mette dalla parte di quello che ha la verità, dimenticando che questo processo di avere la verità è stato pure dimostrato dal Covid, pure in scienza, cioè in televisione, nei talk show abbiamo visto gli scienziati che erano in contraddizione, come fosse una cosa nuova. Cioè, No, è no, strano. però sono d'accordo con te sul fatto che, ad esempio, loro vogliono prendere un ruolo, ci stanno giocando su questa cosa, no? E vogliono dire, noi siamo quelli intitolati per dire la verità. E Esatto. questo è il grosso problema, è Secondo me sì. questo il grosso problema. Però una cosa che ho riscontrato io guardando anche il caso di Burioni, che a me interessa particolarmente come approccio quasi scientista a tutta questa tematica, è che in realtà sembra che siamo un po' più vittime dei nostri mindset, più che esserci dietro un vero e proprio progetto di dire io faccio quella cosa lì per interesse, è una specie di essere vittima di un modello e quindi essere contro questo approccio alle fake news semplicemente perché sì, io sono all'interno di quel contesto e ci si ritrova invischiati. È come quando si parla di paradigma, uno se non riesce a capire un altro paradigma è difficile perché resta invischiato nel suo modello. Era un po' come la storia dei pallini prima. E a dire la verità, una delle cose che a me è piaciuto molto anche da leggere questi studi, che io ci sono arrivato un po' tardi, per colpa mia, è che c'erano delle cose che non mi tornavano in tutto quello che veniva raccontato e anche delle mie discussioni con persone che erano all'interno di queste credulità. E trovare invece qualcosa che mi dice, guarda, se provi a capovolgere il punto di vista, ti torna molto meglio tutto quello che vedi. Ecco, questo capovolgere a volte i punti di vista e capire anche i limiti del proprio lavoro, perché tutti facciamo il lavoro, anche Burioni stesso fa un lavoro con dei limiti, Certo, però certo. dal suo punto di vista non li vede. Tu lo Ah, vedi che non lo vede. per dirla alla Lacan, siamo tutti vittime delle nostre distorsioni fantasmatiche, no? Quindi distorciamo vediamo la cosa più grossa, la cosa più piccola. Abbiamo questa distorsione, non la possiamo superare, e meno male che non la possiamo superare, però bisogna accettare che c'è. E come ce l'abbiamo noi, ce l'hanno tutti gli altri. Quando facciamo questo passo, cominciamo ad essere tanti piccoli esseri umani che coesistono e cooperano per capire meglio la realtà, che è questo il processo scientifico. Il processo scientifico, quando si vedono in televisione due che discutono, non stanno litigando, stanno cercando di capire qualcosa. Cioè, in conferenza, quando ci sono le conferenze, specialmente quelle molto, molto settoriali, generalmente ci sono delle discussioni accanitissime sul perché della polarizzazione, il perché dell'ego chamber, però non è una discussione fatta per sminuire l'altro, è una discussione fatta per centrare l'ipotesi, costruire un esperimento che dica chi ha ragione. Quindi quando Burioni, nella sua azione, dice che il metodo scientifico non è democratico, la scienza non è democratica, fa un errore clamoroso proprio sulla dialettica, perché la scienza è molto democratica, ovvero si avvale di strumenti terzi per dirimere chi ha ragione e chi ha torto, non va per principio d'autorità. Quindi
Quindi è molto delicata la faccenda e soprattutto sono argomenti che, se posti così nudi e crudi al grande pubblico, rischiano di creare ancora più confusione. Sì, la mia esperienza è che soprattutto mentre la scienza è un dato di fatto, anche se in continua evoluzione, la parte dei significati invece ha una valenza molto importante. E questa parte dei significati va compresa che può avere una valenza diversa per persone diverse. Su questa cosa, per esempio, io trovo il lavoro dei giornalisti un po' limitato nella capacità di cogliere quello che nella modernità sembrano le multiverità. Che non vuol dire essere, come dire, relativisti, ma vuol dire anche riconoscere che tu puoi vedere un punto di vista da più prospettive. Alcune di queste prospettive, per esempio, io le riconosco anche nei vari, nelle varie credulità, all'interno dei loro contesti sono comprensibili come significati e bisognerebbe anche capirle meglio per poi non contrastarle, ma anche capire come si può evolvere rispetto a queste tipologie di cose. Per quello che a me piace a volte capovolgere completamente i punti di vista e dire, aspetta, prova a vedere dall'altro punto di vista che tipo di valori sta cercando. Perché io da giovane ho sempre avuto problemi, io credo che sia una specie di predisposizione da un punto di vista caratteriale, se non di DNA, che per me anche credere a una squadra di calcio come tifoso o a una religione, a un partito, essere creduloni. Sì, sì. Solo che quelle cose erano socialmente più accettabili ed erano anche integrate da noi. Altrove, a livello religioso, per esempio, non così integrate. O a livello politico hanno creato molti problemi. Sì. È che nella società adesso, in questa modernità catalizzata dai sistemi, da questi sistemi, anche dai problemi tipo Covid, ma noi abbiamo problemi molto simili anche a livello sociale e industriale, cioè dove va la nostra società, verso quale modello. E rispetto a questa complessità ci sono molte risposte diverse. Quindi mi piace molto anche l'approccio che avete voi di separare in un certo senso i numeri dalle valutazioni, perché permette secondo me anche di fare molte tipologie di letture diverse. Ed è altrettanto interessante che voi non partite con una teoria da poi dimostrare. Io faccio un esempio, Report, che una volta mi piaceva molto, adesso mi piace molto di meno proprio perché parte dalle teorie. Il problema è che un'analisi non può partire da una teoria. E lì c'è proprio pure una oppure incapacità di capire, per esempio, quali sono gli esperti. Ebbi una discussione abbastanza accanita con il conduttore di Report perché fecero una puntata sull'hate speech. C'erano gente che di speech non sapeva niente. Erano passati come esperti e hanno detto una quantità di boiate che non stavano in cielo in terra. Immagino che l'abbiano fatto così pure su altri argomenti, ma quello perché mi ha toccato personalmente. Quindi il punto è proprio questo, cioè è sempre lì, nella mediazione, no? Io non ce l'ho con i giornalisti, però quel ruolo di mediazione, vista la richiesta di competenze che c'è in questo momento, fa acqua da tutte le parti e contribuisce a creare ulteriore confusione. È innegabile che la confusione che è stata creata chiamando, cioè il Corriere della Sera ha pubblicato varie volte il genio, che mi ricordo, di Brescia, che aveva trovato il modello predittivo che ci rendeva benissimo. Era un ingegnere che faceva scaldabagni, se ricordo male. Cioè, come fai a avere le chiavi di lettura di quelle cose se non sai che cosa sono quelle cose? Come fai a raccontarle agli altri se non le capisci? Tanto che la più bella definizione che trovo più aderente alla questione post-verità, no? Piuttosto che l'essere umano si lascia influenzare da informazioni irrazionali, è che ognuno spiega quello che non capisce. Cioè, questo è il grande cortocircuito, cioè, se parlano tutti troppo e si creano dei mostri, cioè dei mostri sacri. In Italia siamo a livello del ridicolo, cioè non vi dico chi è il responsabile per la comunità europea, ha creato l'hub sulla disinformazione e hanno messo un giornalista pure abbastanza discutibile a capo della cricca. Soldi buttati, non me ne prendo la responsabilità, quello che dico, però insomma, se la produzione scientifica che è venuta fuori da là è pari a zero, l'impostazione è ancora informazione vera, dobbiamo salvare la civiltà e la democrazia dall'informazione falsa, è superata 5 anni abbondanti scientificamente. Questo è il vero problema, secondo me, appunto che ci sono delle persone
che cavalcano questa storia e dicono noi siamo quelli che siamo intitolati a dire se è vero o non è vero. Questo è il grosso problema. Racconto una storia, forse la racconta abbastanza meglio un partecipante, getta bene la dimensione. Io ho lavorato durante il periodo del Covid nella task force dati del Ministro dell'Innovazione, ero uno di quelli che faceva di 150.000 che erano stati chiamati, no? Io ho messo lì a muso duro, abbiamo lavorato, abbiamo tirato fuori due o tre articoli abbastanza importanti, uno l'ha citato pure Zuckerberg su Washington Post, quindi cioè non è una cosa, è uscita fuori roba che hanno notato a livello internazionale. Pure il lavoro sull'infodemia, quello che vi ho fatto vedere, che l'informazione durante il periodo del Covid segue dei pattern standard su varie piattaforme, no? Quel lavoro lì, abbiamo fatto vari lavori. Ecco, io ho fatto quei vari lavori, ho scritto una sintesi, ho scritto dei report, l'ho mandato al ministero, mi è stato detto, che ci devo fare queste cose? Tipo, non lo so, cioè, ecco, ok. Ora, questo in Italia. Io scrivo quell'articolo sull'infodemia, lo butto sull'archive, quindi lo butto, viene pubblicato, no? Viene pubblicato, poi viene pubblicato da Nature Scientific Reports, insomma, viene pubblicato abbastanza bene, prende tante citazioni, ma arriva l'email, che io pensavo fosse un'email di phishing all'inizio, che è Cabinet Office UK, e mi scrivono, abbiamo letto il tuo articolo, ci piace molto, vorremmo parlarne. Cioè, con quegli italiani ci stavo 20 minuti a piedi, ok? 20 minuti a piedi, non siamo riusciti a tirare fuori il ragno dal buco. Questi hanno letto e hanno detto, quanto ti serve per... Fatto, vabbè, fatemi, cioè, se devo fare un progetto, datemi i limiti di budget. E loro mi hanno detto, pensa senza limiti di budget. Io ho un progetto enorme, grosso, su cui stiamo facendo roba fichissima, stiamo lavorando, il mio gruppo è passato da 12 persone a 32 persone, per capire insomma l'entità dell'effetto. Stiamo lavorando come pazzi, stiamo portando fuori articoli, però produciamo cose che poi tornano utili nel contesto anglosassone. Cioè, io sono più spesso chiamato dal Guardian che da Repubblica, come tipo di dinamica stando a Roma. Questo paradosso viene perché nel... consesso dell'intelligenza italiana, cioè il circuito di esperti italiani, non accetta che gli anni 90 sono finiti. Cioè, quel paradigma di lettura della realtà degli anni 90, schiantato su oggi, non ci la metti dentro, la realtà non ci sta dentro quel paradigma. E continuiamo quindi a distorcere pur di non ammettere che le cose sono cambiate. E stiamo perdendo un sacco di tempo. Ripeto, tecnologicamente noi... Siamo, non dico il gruppo migliore al mondo, però insomma ce la giochiamo con altri gruppi che stanno a Stanford e all'MIT come dialettica scientifica. Stiamo portando avanti, tanto che il governo inglese non chiama Oxford, non chiama Cambridge e fa l'analisi dati, ma chiama noi. Quindi, non voglio fare polemica, non voglio tirare, sto semplicemente dicendo che la prontezza all'innovazione, cioè la risposta all'innovazione che arriva, nei nostri circuiti è molto lenta perché non c'è innovazione, o meglio, chi dovrebbe guidare l'innovazione non è in grado di cogliere quel cambiamento che arriva. Quel cambiamento che è arrivato si schianta su si dice qua cosa fa per il governo UK, cose utilissime come c'è un po' di non disclosure agreement sulla storia, diciamo, quello che possiamo dire è che stiamo costruendo una piattaforma di analisi dati per capire un po' il mood delle persone, per attivare delle procedure che non siano quelle del debunking, ma altre procedure per il pre-banking, cioè evitare che ci sia la cascata disinformativa, il processo di diffusione che poi fomenta la polarizzazione. Cioè rompere a monte il processo anticipando eventuali meccanismi di distorsione. Sì, io credo che sia molto utile. Riportavo prima il caso della Germania, di solito molto ligi all'interesse collettivo, dove in realtà altre cose come questa predisposizione al mindset dove si crede nella forza in un certo senso fisica può creare dei problemi, e capire in anticipo alcune di queste cose permette probabilmente di lavorare anche molto meglio sulla tipologia di comunicazione e cercare di affrontare in altre maniere. Se non sbaglio, Pat mi diceva se non è utile anche ipotizzare di uscire un po' da questi ambiti tecnologici per cercare di affrontare il problema anche più concretamente, perché potrebbe essere per esempio, un'altra domanda era come combattere la disinformazione con l'altra disinformazione. Un po' il rafforzamento dell'informazione di Burioni sembra una cosa del genere, cioè io rafforzo l'informazione
e diventa quasi disinformazione. Do per certezze cose che non sono certe e sembra che non funzioni affatto. Mentre forse lavorare al di fuori del contesto, diciamo, del che è anche un po' di conforto, perché è più facile lavorare sui media e cose del genere, però cercare di lavorare anche con attività molto più legate alla formazione forse potrebbe essere anche una delle soluzioni che hanno disposto il governo. Abbiamo aperto, prima ti rispondo a questa cosa qui, rispondo a una domanda di Mantrelli che dice: quindi le echo chamber possono essere manipolate? No, perché le echo chamber al massimo la attivi o la disattivi. L'echo chamber ha un meccanismo abbastanza statico di mantenimento, non può essere manipolata, può essere spenta o accesa. No, non è la manipolazione è portare su altre credenze, è proprio sbagliata come definizione. Manipolazione è portare da una credenza attivata ad un'altra credenza. Il set delle credenze dell'echo chamber è molto stabile. Quello che sto dicendo è che invece quello che dici tu, la formazione, sì, ci siamo attivati con un sacco di gente, non so soltanto io, abbiamo aperto un'associazione proprio per questo motivo della formazione, portando un nuovo format abbiamo sperimentato, poi con la collaborazione di Facebook oltretutto. Cioè, questo format era praticamente concepito non tanto per fare cose che vanno nella direzione di spiegarti questa è l'informazione vera, questa è l'informazione falsa, ma vanno nella direzione di capire come siamo fatti noi quando siamo immersi nel processo social, come tendiamo a formare l'echo chamber, come tendiamo a parlare una lingua che sia rivolta e comprensibile soltanto alla nostra schiera di persone vicine, come sia facile polarizzare, come sia difficile comunicare in un ambiente polarizzato. Funziona, lo sto portando anche in Rai, abbiamo una collaborazione che è partita, comincio giovedì comincio in Rai con Rai News, con queste cose qui, perché il format pare che funzioni non tanto nella direzione di dare strumenti al vaglio del giornale, cioè non ti insegna a capire come rispondi dall'informazione falsa o come discerni l'informazione falsa, ma è tutto un frame che permette di capire in quale ambiente ci stiamo muovendo, che per alcuni aspetti è abbastanza più utile dello puro discernimento di realtà e linguaggi che cambiano continuamente. Quindi una formazione comunque del mediatore, del giornalista. Sì, lo facciamo sia nelle scuole. Nelle scuole l'abbiamo fatto sia per i ragazzi, l'ho fatto in 2 anni, abbiamo fatto di fila in vari licei e pure all'università, quando lo stavamo sperimentando, insomma. Poi adesso abbiamo fatto la versione, quella più o meno definitiva, in collaborazione con Pearson, e lo portiamo nelle scuole. Nel caso dei media, dei giornalisti, è anche perché hanno un approccio alle stesse persone da un punto di vista diverso, e quindi si esce un po' dalla dinamica dei social? Pure, sì, c'è anche quella componente là, diciamo, però io sono contento, cioè vado non per risultato ottimale, vado per risultato minimale. Cioè, se riesco a fargli venire il dubbio che l'informazione, per come è quantificata, può venire fuori da varie fonti e da vari contesti e poi si trasforma perché innesca determinate dinamiche sulla piattaforma, io diciamo che già sono contento, ecco. Sì, io conosco dei ricercatori che vorrebbero portare lo studio della complessità all'interno della scuola, ma già la scuola dell'obbligo, come un approccio per formare cittadini che sappiano vivere questa società così complessa. È che sembra una cosa a cui serve tempo, ma più tempo perdiamo, più serve equivalente come risultato. Chiaro. Poi c'è pure il problema che a volte alcuni filosofi che lavorano sul lato della complessità tendono all'esagerazione della speculazione, no? Che porta lontano. Cioè, la fisica dei sistemi complessi non è la fisica dei sistemi complessi è una rete, cerca di modellare tutto sotto forma di rete, ci mette dei modelli di meccanica statistica sopra e cerca di quantificare i trend di spostamento. Cioè, sono numeri, è quantificata, è molto rigida come impostazione, mentre a volte la questione complessità diventa un modo per eludere un minimo di... Sì, io credo che sia più semplicemente insegnare all'essere un po' scettici. Sì. Se proviamo a semplificare come prima dicevi tu, cioè imparare a essere sempre un po' scettici rispetto a tutte le informazioni che ti arrivano di tutte le nature e poter anche affrontare meglio le cose. Io faccio un esempio in un ambito che sembra molto diverso, ma sta creando altrettanti problemi.
che è quello della dieta e dell'alimentazione. Stiamo lavorando pure là. Fa molto piacere, perché secondo me è un problema immenso, e quando si vedono alcune dinamiche tra vegani, vegetariani, quelli che si oppongono, ma soprattutto è la marea di informazioni che arrivano, che a un certo punto sembra tana libera tutti, cioè tutti possono pensare quello che vogliono perché arriva una marea di informazioni, anche dal giornalismo, ma anche da altri media. E la gestione di questa complessità è molto difficile. Succede in alcuni casi molto capibile, come nel campo dell'alimentazione, secondo me è un ambito di studio molto interessante. Sì, sì, sì. Ma poi succede anche a livello politico, a livello sociale, e quindi poi si riscontrano una comunione di pattern che è molto interessante e che credo che sia un problema basilare della nostra società. Sì, sì, decisamente, decisamente. Con la questione di nutrizione stiamo lavorando con Daniele Del Rio, nutrizionista dell'Università di Parma, stiamo lavorando proprio sull'Atlas di come viene la comunicazione, come la comunicazione del cibo è legata alle credenze locali. C'è tutto un lavorone enorme. Quasi chiede se Facebook finanzia queste ricerche. Facebook finanzia alcune cose che gli interessano, tipo come risolvere il problema della polarizzazione senza cambiare il business model. Finanziamo poco, cioè nel senso di eventi spiccioli, per fare un prototipo di corso di formazione su queste cose. Lavoriamo. È molto interessante vedere la differenza con un social che io uso molto, che è LinkedIn, sì. Perché al di là della natura diversa delle persone e delle regole che si danno all'interno di quell'ambito, è abbastanza interessante che comunque a me sembra che comunque il contenitore faccia la differenza. Cioè, alla fine sono dei modelli metastabili. Basta cambiare delle cose, che non è solo il crederci che fa cambiare le cose, ma alcune cose si smorzano meglio. Quindi io vedo gli algoritmi di Facebook per smorzare alcune discussioni. Io, che amo molto il sarcasmo e anche l'esagerazione, per esempio, vengo preso dentro in pieno da questi algoritmi. Perché non riescono a capire. Non riescono a capire la tipologia di discussione. E mentre in altri ambiti, proprio la natura della discussione, degli stream, come vengono gestiti, si vede che comunque non favoriscono quel tipo di discussione, che però è molto importante, credo, per Zuckerberg, perché mantiene una vivacità che è anche pericolosa. Sì, però quello è proprio del business model. Infatti, quello che loro adesso, la loro domanda da 10 milioni di dollari è: come preservo il business model variando l'algoritmo e riducendo, cioè variando l'algoritmo in maniera tale che abbasso la polarizzazione ma mantengo intatto il business model. E stiamo cercando di capire se esiste uno spazio delle fasi tale che questa cosa sia possibile, ma non è assolutamente scontato che ci sia. Perché non è detto che mantenga lo spin, esatto, cioè il volano mantenga questa velocità quando si diminuiscono queste cose, esatto. Va bene, io credo che siamo anche un po' oltre i tempi che ci eravamo dati, però è stato molto interessante, e poi non so se possiamo condividere in qualche modo, e tanto c'è la registrazione per le slide, quindi credo che non serva nemmeno ricondividere, non so se qualcuno poi ha bisogno di averle un po' più chiaramente, e io ti devo ringraziare molto di questa occasione di presentarci queste cose. Grazie. Sono molto vicine ai nostri interessi, di capire come la tecnologia possa evolvere e coinvolgere e creare innovazione. E niente, devo solo dire una cosa rispetto al prossimo incontro di giovedì 25, sempre alle 9, con Tommaso Valetti, quando parleremo di monopoli e potere economico delle piattaforme Big Tech. Io ti ringrazio di nuovo. Grazie a voi. E anche della chiarezza, che è stata veramente molto, molto apprezzato. Grazie mille. A presto. Grazie tante. Mi sento come un pugile.